Buongiorno, sono Astoro delle Corte e mi trovo qui oggi 18 dicembre 2018 fuori al Viminale, fuori al Ministero dell'Interno. Sono ormai 2 settimane che mi trovo qua e senza che nessuno si è fatto né vedere né sentire. Infatti 2 settimane fa, dal primo giorno, ho chiesto di parlare disperatamente con qualcuno all'interno del Ministero dell'Interno, però sono 2 settimane e nessuno si fa vedere e sentire. Proprio oggi ho saputo che a Casa Dondiana, a Casal di Principe, ci sono tanti, stanno facendo una conferenza stampa, ci sono tanti familiari di vittime innocenti. Comunque io continuo ad aspettare che qualcuno mi dia notizia e si faccio sentire. Arturo Della Corte, fratello di Adriano, ucciso per sbaglio a soli 18 anni nel 1984 dal clan dei Casalesi, da 2 settimane si trova davanti alla sede del Ministero degli Interni a Roma per chiedere di essere ascoltato. Una protesta pacifica la sua, anche se finora nessuno ha preso a cuore le sue istanze. La richiesta presentata per veder riconosciuto il fratello Adriano come vittima innocente della camorra è stata rigettata dagli uffici del Viminale perché ritenuta tardiva. Tardi per dire che un ragazzo di 18 anni fu ucciso senza avere alcuna colpa? Se lo chiedono dal coordinamento casertano dei familiari delle vittime innocenti, che a Casal di Principe, nel bene confiscato alla camorra ribattezzato Casa Dondiana, insieme a Libera e al comitato Don Peppe Diana, hanno organizzato una conferenza stampa per manifestare tutto il proprio sdegno dinanzi all'atteggiamento delle istituzioni. Attraverso l'avvocato Giovanni Zara, chiedono di essere ascoltati e ricevuti dal governo Conte, in particolare dal ministro Matteo Salvini e dalla Commissione Antimafia, al fine di recuperare lo spirito solidaristico delle leggi a tutela delle vittime innocenti della criminalità e fare in modo che non si calpestino norme e diritti costituzionali. Il Ministero dell'Interno da tempo ha rotto quel patto con le vittime e ha deciso di non riconoscerle più. Nell'ultima settimana addirittura ha disapplicato una norma, ha applicato una norma inesistente che prevede la tardività delle istanze, cioè il Ministero dell'Interno ha detto che molti familiari hanno presentato la domanda in ritardo rispetto all'omicidio, ma questa norma non esiste nell'ordinamento giudiziario. L'unica norma che esiste è quella che dice che la istanza deve essere presentate entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Questi familiari, a cui invece il Ministero ha rigettato l'istanza, non hanno mai avuto alcun tipo di processo, nel senso che l'omicidio dei loro familiari non è stato scoperto, mai nessun camorrista è stato processato e quindi non inizia a decorrere alcun termine di decadenza. Noi ci stiamo opponendo giuridicamente ai provvedimenti del Ministero. Proprio ieri l'ho inviato le mie osservazioni in merito a tutti i rigetti posti in essere dal Ministero, che manco a farlo apposta sono arrivati al 5 di essi dopo che Arturo Della Corte ha iniziato la sua protesta.